La processione per quanto riguarda questa fiaccolata, questo anno ancora dedicata alla processione dei mistieri. Il signor Cerra è uno degli organizzatori per quanto riguarda la processione dei mistieri che è stata negata dal Vescovo a questa comunità. Com'è andata, signor Cerra, questa processione? Io penso che sia andata benissimo. Comunque, la ripeto ancora una volta, offro un ramoscello di ulivo alle autorità ecclesiastiche affinché un altro anno non si verifichi più questa spaccatura. Noi siamo per l'unità del Paese e dei cittadini, dei fedeli, di tutti, perché vogliamo superare questo periodo, diciamo, di incomprensione. Voi pensate che in futuro il Monsignor Cantafora possa retrocedere sulla sua decisione? Guardi, io mi auguro di tutto cuore di sì, mi auguro veramente che noi da parte nostra ci mettiamo tutta la buona volontà, sia come congrega, sia come laici, sia come tutto. Cioè, noi vogliamo un'unica processione, semplicemente che vogliamo rispettare le nostre tradizioni di San Biasini, orgogliosi delle proprie radici. Va benissimo. La ringrazio. Va bene. Signor Putrino, siamo a fine processione, lei è uno dei simboli qua del quartiere di San Biase. La processione dei mistieri quest'anno è stata nuovamente negata, e siete addolorati per questo? Eh sì, sono addolorato perché ho 60 anni e da quando ho incominciato a capire la Chiesa mi ha detto che il Venerdì Santo è un giorno sacro dove muore il Signore. Oggi mi vengono a dire da un anno, non so chi sia, un signor Cantafora che non credo fosse un vescovo. È il vescovo della diocesi, vero? Non lo conosco, se ha fatto in questo modo ciò vuol dire che non ha capito nulla del popolo sambiasino. Ecco, voi la mettete sul fatto che il quartiere è una processione secolare, quindi no, questa è la difesa dei cittadini. Io sono uno che negli ultimi 30 anni mi sono messo alla croce, quando facevamo la crocefissione in tempo passato, mi sono messo una quindicina di volte sulla croce. E quindi per una ventina d'anni sono stato sulla croce, sia da